Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Oggi parliamo di un argomento che sembra prendere le questioni di cui parliamo solitamente in questi nostri spazi un po' alla larga, ma che in realtà ritrae questo argomento e dipinge bene l'era in cui stiamo vivendo e soprattutto in cui stanno vivendo i nostri ragazzi. E adesso lo vediamo subito, che è l'algoritmo collaborativo. E prenderò come esempio Tinder. Ora, detta così sembra una cosa figa, una cosa positiva, l'algoritmo collaborativo, perché quando noi pensiamo collaborativo pensiamo alla collaborazione e siamo portati sempre a pensare che la collaborazione, essendo l'opposto della competizione, dell'antagonismo, ecco, sia una cosa positiva. In questo caso, adesso vediamo un attimo che non è tanto positivo. Prendo come esempio Tinder come piattaforma, perché è uno studio che ho fatto su questa piattaforma, ma in realtà questo algoritmo collaborativo esiste in numerose altre piattaforme. Allora, in che cosa consiste? Consiste molto semplicemente nel fatto che nel indovinare i vostri gusti, ok? Quindi parliamo sempre di algoritmi un po' come Facebook, Instagram e così via, ossia questi algoritmi che in base alle vostre azioni, alle vostre scelte, a quello che scrivete, a quello che pubblicate, a chi sono i vostri contatti, eccetera, eccetera, crea un profilo della vostra personalità e di conseguenza prova ad indovinare e credetemi con una buona approssimazione ormai, quindi tenta di indovinare i vostri gusti in modo da proporvi, sempre all'interno delle piattaforme, contenuti che vi ispirino sempre di più, che siano per voi sempre più gradevoli, tutto al fine di farvi rimanere il più possibile all'interno della piattaforma stessa. Ok, ora, in che modo l'algoritmo collaborativo si inserisce all'interno di questo? Ve lo spiego subito. Allora, noi solitamente siamo soliti appunto pensare all'algoritmo di queste piattaforme come a un qualcosa che analizza le nostre scelte, le nostre decisioni. Quindi noi le vediamo spesso come un algoritmo che opera a compartimenti stagni per ogni singolo individuo, o meglio, per ogni singolo account. Perché noi possiamo avere anche più account e farci cose differenti. Ok? Quindi, se io che compio determinate scelte, determinate decisioni e adotto un certo comportamento all'interno della piattaforma, l'algoritmo stila un mio profilo della personalità. Un altro utente, magari il mio vicino di casa che usa la stessa piattaforma ma in altri modi, avrà un differente profilo, ok? Perché va ad analizzare le scelte. Esiste però un altro aspetto, un altro pezzo di tutto questo algoritmo, che ovviamente è molto complesso, non è così semplice come ve lo sto descrivendo io, che non va solo a vedere le mie scelte, le mie decisioni, i miei comportamenti, quindi i miei di Ivan Ferrer in questo caso, ma va a vedere anche quali sono i comportamenti, le scelte, i gusti di altri utenti della piattaforma che in qualche modo potrebbero assomigliarmi. E sulla base di questo, poi inserisce questo fattore all'interno dell'algoritmo dedicato a me. Faccio un esempio molto molto semplice prendendo Tinder come esempio, perché io l'ho studiato, ripeto, da questa piattaforma. Faccio un esempio: se ad esempio io, non so, sono italiano, ho 44 anni nel momento in cui sto registrando questo contenuto, eccetera eccetera, e magari vado su Tinder e Tinder, la piattaforma, quindi l'algoritmo, vede che io scarto così, boom, 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 tutte le donne, ad esempio, no? Pensando appunto che io sono etero, quindi tutte le donne al di sopra, che so, dell'1,70 e mi soffermo invece sulle donne alte 1,50, adesso sto proprio esagerando, attenzione, per farmi capire meglio, quindi mi fermo su quelle alte 1,50, quindi poi tendo ad interagire con loro. Allora ecco che Tinder crea un certo profilo sul mio conto, per cui tenderà man mano a presentarmi sempre più donne che tra le varie caratteristiche avranno più o meno quell'altezza, perché ha capito che a me piacciono quei centimetri. Ora, se però un'altra persona che ha un profilo più o meno simile al mio inizia ad adottare lo stesso identico comportamento,
Allora che Tinder inizia a prendere nota, perché di fronte all'altezza adottiamo due comportamenti simili. Se poi una terza persona che ha un profilo più o meno simile al nostro adotta lo stesso comportamento, quindi sempre sull'1,50 d'altezza, eccetera, eccetera, allora ecco che Tinder inizia a prendere sempre più nota. Ora, questo algoritmo ad un certo punto arriva ad intuire che se una persona è, adesso dico a caso, è italiana, 44 anni, eccetera, 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 con una buonissima, grandissima, altissima percentuale, preferirà le donne alte 1,50. Ora, e fin qui dice chi se ne frega. La questione però è che nel momento in cui entra nella piattaforma un nuovo utente e questo nuovo utente viene profilato come tutti noi, allora ecco che Tinder darà per scontato che a quella persona piaceranno le donne alte 1,50. Allora ecco che fin dall'inizio inizierà a proporre, mostrare a questa persona, a questo nuovo utente, maggiormente le donne alte 1,50 e decisamente meno i profili di donne magari alte 1,70, 1,80 e così via. Ok? Senza che questo abbia ancora espresso grandissimi gusti, grandissime propensioni. Ora, perché questo è molto importante? Perché questo vuole dire, attenzione, io ho parlato di Tinder, ripeto, ma non è l'unico, non è l'unica piattaforma. Questo vuole dire che nel momento in cui viene all'interno di una piattaforma, di un social network, viene implementato un algoritmo, ormai sono praticamente tutti così, a parte qualche eccezione un po' nerd, succede che ciò che ci viene presentato in bacheca o nello stream o dov'è, viene influenzato non solo dalle nostre singole decisioni, ma anche dalle decisioni di tutti quelli, tra virgolette, come noi. Questo che cosa comporta? Comporta che l'algoritmo di default non mi proporrà delle alternative, tenderà a propormi sempre quegli altri profili lì, quegli altri contenuti, senza propormi un contenuto differente, perché dice tanto sicuramente non gli piace. Questo che cosa comporta? Perché uno potrebbe anche dire, beh, chi se ne frega. No, questo ci fa capire e comporta appunto il fatto che noi in realtà all'interno di queste piattaforme abbiamo pochissima scelta, abbiamo pochissimo potere decisionale. Noi è vero che abbiamo potere decisionale perché vediamo i contenuti, oppure in questo caso parlando di Tinder, vediamo i profili, vediamo quale ci ispira di più, quale di meno, decidiamo con chi interagire, come, quando e così via. Però attenzione, perché tutto questo avviene all'interno di una, potremmo dire, un pool di profili già decisi da qualcun altro, che in questo caso è un algoritmo, e già decisi anche sulla base non solo di noi singoli, ma anche sulla base di tutti quelli che mi hanno preceduto. E quindi capite che in questo modo viene sicuramente ridotto nella realtà il mio potere decisionale e la mia libertà di scelta, diventa una libertà di scelta in realtà fittizia. Perché? Perché è un po' come dire, io sono libero di fare tutto quello che voglio, ma all'interno del recinto che qualcun altro mi ha costruito. Non so se questa possa essere definita vera libertà. Questo ci porta poi a un discorso della bolla sociale anche. La bolla sociale per cui ad un certo punto noi iniziamo a ricevere contenuti sempre di uno stesso orientamento e così via, per cui inizia a venirci a mancare quello che io definisco il bastian contrario oppure il contraddittorio, perché inizieranno a comparirmi contenuti di contatti che in qualche modo sono sempre più d'accordo con me e quindi mi mancherà la persona che mi dice quella che ha appena detto una cretinata e via di questo passo. Questo rischia di minare poi la nostra capacità di essere poi nella vita reale in grado di reggere e di gestire un eventuale alterco, un'eventuale discussione, un eventuale conflitto, forse anche solo un conflitto comunicativo. E questo si inserisce poi anche nella vita dei nostri ragazzi e, come dico sempre, nel caso dei nostri ragazzi questo avviene ancora di più. Perché? Perché per i nostri ragazzi il digitale è una parte
fondamentale della loro vita, anche noi, per carità. Però, a differenza di noi che siamo nati e cresciuti prima del digitale, conserviamo ancora un po' di distinzione, anche se è una distinzione ormai fittizia, d'accordo? Ma nel caso dei nostri ragazzi, la loro vita, la loro personalità, e il loro carattere, la loro identità viene plasmata praticamente fin dalla nascita ormai anche in base e attraverso il mezzo digitale. Quindi questo è molto molto importante. È molto importante tenere in mente questo nel momento in cui, ad esempio, analizziamo anche o diamo un'occhiata alle piattaforme, ai social che seguono i nostri ragazzi. Ma attenzione, questo è anche molto importante nel momento in cui vogliamo anche prendere consapevolezza su che cosa noi viviamo nel digitale, ossia la vera natura di queste piattaforme. Bene, è stato un discorso un po' articolato, spero di essermi spiegato, non è facile, sicuramente lo riprenderemo. Nel frattempo vi invito a scrivermi che cosa ne pensate al mio indirizzo email che trovate qua sotto. Scrivetemi, perché per me è molto importante ricevere i vostri feedback, innanzitutto i vostri commenti e anche e soprattutto i vostri dubbi, i vostri dilemmi, le vostre curiosità. Perché? Perché aiutano me a capire che cosa cercate, di che cosa avete veramente bisogno e quindi di realizzare poi contenuti che siano sempre più ritagliati su misura per le vostre reali esigenze. Quindi il mio indirizzo email qua sotto, oppure anche se volete contattarmi personalmente, il mio indirizzo email qua sotto. Altra cosa, sempre in descrizione, boom, eccola qui, trovate anche il mio link al canale Telegram, il canale della psicologia del digitale, in cui segnalo non solo l'uscita dei miei video, dei miei audio, ma anche quella degli articoli che io dissemino in tutto il web attraverso le piattaforme con le quali collaboro. E anche riflessione, ed è anche un modo per entrare più in contatto e stare più insieme, appunto, tra di noi. Per il momento è tutto, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!